Strada principale di Angkor Wat. Fuori mano sono i Naga. Hay un monte que está bien fuera de la María. Entrata principale al tempio del complesso di Angkor Wat. La vasca artificiale. Andiamo! L'ingresso principale. Porta sud di Angkor Thom. Mi fai che se ti chiedi non si riesce a... A destra sono gli spiriti maligni, lo si vede dagli occhi prominenti, dall'espressione del volto. Bello la tua mano. Quelli di sinistra invece sono gli spiriti benigni. Questi invece sono gli spiriti benigni. La porta di Angkor Thom. Che significa accigliato sull'ispira del serpente, come si può vedere, era l'ospedale di Angkor Wat. Lo Yamana, Indo, Gange e Brahmaputra. Nell'isola 800 c'è una torre santuario e lì c'è la sequenza del Buddha, quindi la fuga dalla foresta, il taglio dei capelli, la fuga dalla foresta, la meditazione e l'illuminazione, quindi dedicato al Buddha. Questo tempio... Bayon, complesso di Angkor Wat. Dopo una bella scravassata tropicale, la prima pioggia monsonica, Bayon è un tempio buddista del re che si identifica nel Buddha. Perché 54 erano le province dell'intero Khmer riconquistate dal re Jayavarman. Fu comunque un dilemma il Bayon per gli archeologi e gli addetti al lavoro, perché
Guardate in quale stato di conservazione è. Esatto, non è in buono stato di conservazione. E appariva sicuramente... Il complesso è posteriore ad Angkor Wat, anche se molto più danneggiato. Per questo gli archeologi si trovano nella difficoltà a catalogarlo inizialmente, appunto perché sembrava più antico rispetto ai precedenti complessi che abbiamo visitato. Questo Bayon risale ancora al periodo mahayanico del buddismo in Cambogia. Come si vede, ci sono le immagini del Buddha sulle torri, che è il Buddha compassionevole, il Bodhisattva. Il Bayon è stato costruito per ricordare una leggenda, quella dei miracoli del Buddha. In uno di questi miracoli, il Buddha apparve ad alcuni eretici ricchi che lo deridevano, facendo comparire da nulla nelle proprie mani dei fiori di loto con l'immagine di lui stesso ingioielliato. Queste stesse immagini che appaiono nel Bayon. Anche questo Bayon è stato costruito in modo tale che, appunto, da questi pinnacoli che si ergono verso il cielo, la figura del Buddha sembra irrigersi sopra alla folla, sopra agli uomini, che però egli guarda con compassione. La volta, la copertura delle volte è crollata nella maggior parte del tempio, però i bassorilievi sono rimasti. Il Buddha compassionevole guarda tutta la folla degli esseri umani, vedremo un pescatore e una donna partoriente. I cinesi hanno cominciato ad abitare Angkor. Anche Teotihuacan ci racconta che molti erano i marinai cinesi che disertavano, perché dice che qui era per loro facile trovare un lavoro, i commerci, molto facile avere una moglie. Nel XIII secolo, i cinesi hanno portato il taoismo, un'altra religione che si praticava. E il Khmer che è fatto così, ha la testa piuttosto cordoni al collo. Potrebbero sembrare degli schiavi legati fra di loro, ma non è così. Questi sono degli amuleti per allontanare gli spiriti maligni. Pensate un po', ancora oggi i militari credono in queste cose. Guarda che bel gioco di gambe che c'è. Non ne dimenticano neanche uno. Qui abbiamo i musicisti, vedete, che accompagnano il corteo con questo piccolo personaggio che picchia sul gong per dare il tempo alla marcia. Guarda questi strumenti a fiato. Questo qui che suona il tamburello. Gli alberi, vedete, sono tutti sono gli alberi, come abbiamo visto ieri, con la foglia, vedete, che è diventato l'albero sacro da sempre. Il bagnano, perché la forma della foglia raffigura un cuore, vedete, no? Quindi sia per l'induista che per l'induista è sempre stato l'albero sacro. E qui guardate la popolazione che se ne va via. Guardate questa famigliola qui. Il carro tirato dai buoi, il papà con la bambinetta in spalla, la mamma stanca che si appoggia, la bambina in spalla, il bambino con le caprette che sono in prospettiva. Se notate una cosa, vedete che questi due buoi non hanno il giogo. Il carro è direttamente legato al collo, cosa che ancora oggi c'è nelle campagne. Quindi poca penetrazione, qui lavorano ancora oggi con questi sistemi qui, no? Quindi l'aratro che non ha penetrazione spesso è il contadino che deve sapere.